Ciao a tutti, sono Zeb89. Ieri è stato annunciato GTA 5 per le console di nuova generazione, PS4 e Xbox One e PC. E io a questo punto si presume che io sia sì e vai, GTA uscirà per PC, GTA 5 finalmente arriverà anche sul mio computer, sì. No, era scontato che questo giorno, seppur prima o poi, doveva arrivare. È scontato come il numero delle scarpe. Era scontato, non è che io pensavo, ah, ma magari non arriva, no. Io ho sempre saputo che sarebbe arrivato prima o poi. Il punto non è questo. Qui va fatta una riflessione, che è, si dà il caso, una riflessione poco felice, anzi, abbastanza triste a dire il vero. E il fatto è questo. Ora, molti di voi che staranno prendendo visione di questo video, finora saranno stati lì seduti comodi a dire, bene, un altro video di Zeb. No. Un altro video di Zeb, un cazzo, io sono incazzato con te. E adesso ti spiego il motivo. Allora, immaginatevi di guardare un film in HD, così, fiero, su un dispositivo mobile, un cellulare con uno schermo così, compresso. Vi piacerebbe più così o guardarlo a casa sul vostro schermo a 16 noni, gigante, in casa vostra, così sul divano? Cioè, ragazzi, qui la questione finisce qua, la questione. Cioè, per colpa vostra che avete acquistato la versione compressa per le console della generazione scorsa, forgiate nel fottuto 2006, per colpa vostra noi dobbiamo aspettare adesso forse altri 4 mesi per poterci mettere le mani. Quindi io sono incazzato nero. Certo, sì, mi fa piacere sapere comunque sia che hanno annunciato ufficialmente la cosa, per quanto mi può... Sì, ok, però non per questo sono... sì, adesso stappo lo spumante, invito qualche amico e si fa la festa. No, qui c'è solo da incazzarsi. E le persone serie, cioè stiamo parlando di videogiochi, però le persone che sanno apprezzare la qualità, che non sono dei totali bimbo micchia, la pensano come me. Cioè, qui abbiamo avuto questa attesa di un anno, più, perché sarà quella l'attesa, anche più, per colpa di mocciosi come voi, che non sapete aspettare, che quando vedete GTA 5 lì sull'orizzonte, già vi bagnate come non so cosa, vi bagnate proprio, non riuscite a trattenervi, è solo un cazzo di gioco, però nel vostro grande riuscite a causare questa manovra di mercato, ovvero l'attesa, la posticipazione della versione PC, e questo fa incazzare. Quindi tu che stai guardando questo video, che magari ti sto simpatico oppure anche no e mi volevi mettere pollici in su, non lo mettere, perché tanto tu hai acquistato GTA 5 per console, quindi stai zitto. E se non vuoi mettere pollici in giù, o se vuoi mettilo, me ne frega un cazzo, almeno non votare, non fare nulla, perché sei un pezzo di merda, va bene? È inutile che mi dici sì, hai ragione, ma no, perché te sei il primo stronzo di merda. Stronzo di merda, rotto in culo, figlio di papà, ok? Ed è così, non dirmi un cazzo, stai zitto. E stai zitto, perché non ci stai zitto te nei commenti. Che hai comprato quel cazzo di gioco a prezzo pieno, il day one o comunque nei primi giorni, così l'hai ordinato al GameStop, dove cazzo ti pare, non me ne frega dove. E tu sei la causa di questa manovra. Voi potreste anche dirmi, eh sì, ma Zeb, devi tenere conto che è stata Rockstar Games a decidere le piattaforme. Certo. Ma una compagnia di quelle dimensioni, secondo voi non è logico che segua i soldi? Non è logico che segua la scia di quattrini che voi versate? La colpa è vostra, che pagate, che sganciate, che sborsate. Io sono sicuro, molti di voi magari si aspettavano un video tutto contento di me che magari no. No, io sono contento da una parte, ma dall'altra parte mi rendo conto che... Cioè, questa situazione ha fatto schifo. Ha fatto proprio cacare. Perché questo gioco andava boicottato al day one. No, io non compro questa roba, perché è roba compressa. È roba... Non è il gioco vero completo. Cioè, questa è una robaccia così, proprio per fare i quattrini così, perché per colpa della pirateria, no, non si vende prima per console, dopo un anno più dopo, capito? Cioè, voi siete il motivo per queste scelte. Vai a fare in culo. Non c'è altro da dire. E niente, il gioco uscirà, molto probabilmente lo prenderò, anche se non credo a prezzo pieno, perché vaffanculo 60 euro, francamente, dopo l'attesa non me la sento. Comunque, chiudendo il video, posso dire di questo E3, da quello che vedo non mi interessa proprio una sega, cioè Halo 5 può andare a fanculo, Advanced Warfare altrettanto. Quello che mi interessa comunque è Abe's Odyssey New in Tasty. Quello è uno dei pochi titoli, anzi diciamo l'unico fottuto titolo di queste tre che mi interessa, perché è un remake di un grandissimo classico che ho giocato da piccolo e so che il gioco vale, ed essendo un remake in HD lo proverò.
Basta, io vedo soltanto per il resto commercialate, idee mal realizzate soltanto per fare l'euro, il dollaro, quel che è, così al volo. Quindi ragazzi, aprite la testa, basta, non fatevi infinocchiare, va bene? E tanto lo so che parlo al muro, però quello che dovevo dire l'ho detto. Ragazzi, un saluto e ci becchiamo al prossimo video.